Music Square non si smentisce mai. Arrivata alla sua 11ª edizione, rimane ancora una volta uno degli eventi musicali più importanti dell'estate della provincia di Pesaro e Urbino. Finché il cuore batte, si combatte, finché il cuore batte. Tre serate coinvolgenti di concerti live sulle note della grande musica italiana ed internazionale, creatività artistica e di spettacolo. L'evento ha visto fin dal primo giorno l'ormai confermato contest Frammenti e Contaminazioni, il concorso a premi rivolto alle band emergenti. A vincere l'11ª edizione il gruppo Coach Potato, direttamente dalle città di Fano e di Urbino. Sabato invece l'evento ha visto la partecipazione della tribute band ufficiale a Giovanotti, che ha cercato più volte il coinvolgimento del pubblico tra i grandi successi del passato e le nuove hit del momento. Questo è l'onda di Cotè. L'evento poi è terminato domenica scorsa con la grande partecipazione de La Rua, gruppo musicale pop folk italiano di Ascoli Piceno, che oltre ad aver calcato i più grandi palchi musicali come Sanremo Giovani e Amici di Maria De Filippi, ha animato e trascinato tutti i presenti con i loro brani inediti. Sì, è andata benissimo, direi che siamo molto soddisfatti. Siamo partiti la prima serata con il contest Frammenti e Contaminazioni. È andata strabenissimo perché i ragazzi si sono divertiti e hanno passato una piacevolissima serata ed hanno goduto di questo bellissimo palco di Music Square. Ieri è andata altrettanto bene con la Giova Band, quindi questo gruppo che tanto ha coinvolto il pubblico, quindi siamo rimasti molto soddisfatti. E questa sera poi i fuochi finali con la Rua, che è stato veramente un successo. C'era tantissima gente, quindi un successo sul successo questa sera, e siamo davvero davvero contenti di Music Square, dell'edizione Music Square 2019. Speriamo che cresca sempre di più e quindi che anche il prossimo anno sia così partecipata e ancora di più. Ne approfitto per ringraziare tutta l'amministrazione comunale, i dipendenti in modo particolare che sono stati sempre molto disponibili, tutta la Proloco, tutti i volontari della Proloco che davvero ogni volta che chiedevamo un sostegno erano sempre pronti ad aiutarci.